Ciao gente di calcio, ciao Massimo Brusasco, giornalista del Piccolo, uomo di sport, uomo di comunicazione. Addirittura tutte ste robe qua in una persona sola. Grazie dell'invito, Sandro. Allora, Massimo Brusasco, l'abbiamo detto, giornalista del Piccolo, uno che di sport ha sempre scritto volentieri. Quando l'ho invitato a gente di calcio mi ha detto, e che ci azzecco io col calcio? No, non è vero. Massimo col calcio ci azzecca, e almeno tre modi per dimostrarlo, e lo dimostreremo in questa palleggiando. Questo incontro. Primo modo, quello della comunicazione. C'entri col calcio attraverso la comunicazione, perché fai comunicazione, ma è diventato forse più difficile fare comunicazione anche di calcio in provincia. E poi, gli alessandrini leggono? Allora, è diventato più difficile in generale, o comunque non è diventato più difficile, è diventato diverso, perché quando ho iniziato io non c'era internet, o comunque era diffuso molto poco. Adesso le partite di terza categoria o degli amatori sono addirittura in diretta su Facebook, quindi c'è tutto un modo diverso per chi fa calcio, per chi racconta il calcio sul giornale, sulla carta stampata, che arriva per forza di cose dopo. Ci vuole un modo di comunicare differente, qualitativamente migliore, e se c'è la qualità c'è anche la complementarietà rispetto a chi arriva prima di te e dà la notizia. Se gli alessandrini leggono non lo so, certamente se c'è qualche cosa che a loro disturba te lo fanno sapere. Tu hai sempre prediletto un modo di scrivere anche un po' dissacrante, un po' ironico. È possibile farlo anche nello sport, nel calcio, oppure è un mondo che si prende un po' troppo sul serio? No, è un mondo che si prende assolutamente sul serio. E proprio per questo bisogna continuare a ironizzare, a scherzare, a dire, a criticare col sorriso, a puntualizzare con ironia, a usare il sarcasmo, se se ne hanno le possibilità. Ecco, ironia e sarcasmo. Proprio in questi giorni si è creato un piccolo caso nella comunicazione alessandrina, un pesce d'aprile che si è trasformato da scherzo ironico a quasi un caso nazionale. Tu come l'hai vista? Ma l'ho vista che era palesemente un pesce d'aprile, bastava prendere quel nome, tradurlo dal turco e veniva fuori il pesce d'aprile, cioè non è che ci volesse tanta fantasia, però complimenti che ha fatto lo scherzo, perché evidentemente è riuscito. Ecco, secondo modo di far compenetrare Massimo Brusasco e il calcio è stato calciatore. Adesso, è stato calciatore, io me lo ricordo bene perché... Va bene, sono stato calciatore molto dilettantistico, sono allenatore molto dilettantistico, quindi diciamo che da un po' di anni il campo lo frequento con parte attiva, ecco, mettiamola così, poi con tutti i limiti del caso. No, è stato un grande portiere, qualcuno a volte diceva un grosso portiere, però giovanili no, guarda, della Luese, del Fubine, guarda, poi anche con gli amatori. Guarda, mi ha dato modo di conoscere un sacco di gente, compreso te, cioè grazie al calcio ho creato una rete di amicizie che con alcuni continua dopo 40 e passa anni, quindi quando parlo con genitori o ragazzi eccetera dico che invito sempre a fare sport di squadra. Quegli sport dove per disputare delle partite o per essere parte attiva, come ho detto prima, ci vogliono anche gli altri. Non solo andare a correre tu con le tue cuffiette o andare in palestra e fare cyclette, ma lo sport più bello secondo me è quello in cui c'è il gruppo si crea, tu sei un protagonista in un contesto in cui i protagonisti sono tanti. Ecco, dopo il calcio giocato, diciamo così, è arrivato anche il calcio visto da fuori, da dirigente, e diciamolo, a un certo punto sei anche diventato virtualmente campione d'Italia, no? Facendo giocare anche gente che col calcio ci aveva poco da fare. Ma spiegalo, che è la squadra... No, tocca a te spiegare. Allora, è la squadra dei giornalisti che
del Piemonte che miracolosamente per una serie di circostanze fortunate ha vinto il torneo nazionale a Roma e quindi è stato un traguardo effettivamente storico, però possiamo dire di essere a nostro modo campioni d'Italia, cioè non è che tutti sono qua che dicono sono campione d'Italia. Cioè noi abbiamo carta canta. Carta canta. E medaglia conferma. Esattamente. E qual è stata, ricordi qualche mossa particolare che ti abbia portato a vincere quel titolo? No, guarda, quando ti ho messo centravanti. Allora, Trisoglio. Te l'ho messa lì. Spostati. Trisoglio era in panchina, che pascolava lì, che non faceva niente. E io ho detto, ragazzi, io ce l'ho il jolly. Trisoglio c'entra avanti per 5 minuti. Gli ho detto vai, fai sto gol che devi fare e poi torna in panchina perché c'erano forse i cambia basket, sì, se non ricordo male. Trisoglio si scalda tra l'incredulità generale, lo metto in campo, segna, vinciamo. Anche l'orologio rotto due volte al giorno ha ragione, questa è una conferma. Spieghiamo anche meglio, perché in quell'occasione eravamo a Piacenza e giocavamo il turno di qualificazione che poi ci avrebbe portato alle finali di Roma contro l'Emilia Romagna, risultato di 1-1 con gol di Esposito per l'Emilia Romagna, ex giocatore dell'Empoli, e Artico per il Piemonte, che erano i due fuori quota. Io segnai il gol del 2-1, esatto, e a fine partita negli spogliatoi Artico, uscendo dalla doccia, mi incrocia e mi dice: Triso, qualsiasi cosa avrei pensato nella mia vita, ma di vincere una partita di calcio con un tuo gol non l'avrei mai pensato. Lo posso immaginare. Però fu merito di mister Brusacco. Ci sono delle cose che succedono perché devono succedere, comunque va bene, mettiamola così. Bene, chiusa questa parentesi autoreferenziale. Molto autoreferenziale. Torniamo alla comunicazione, ai massimi livelli. Si registra un po' di astio, forse proprio dovuto a questa possibilità che viene data a chiunque attraverso i social, attraverso il web, di esternare. È il momento di non essere permalosi, perché altrimenti hai modo di serbare rancore quotidianamente. I tempi sono questa roba qua e quindi accettiamo il buono e il gramo dei social. Al di là dei social c'è effettivamente troppo relativo alla comunicazione calcistica. Penso a Roma dove ci sono delle radio, molti più di una, che parlano solo di Roma e Lazio. È chiaro che se tutto il giorno devi parlare di Roma e Lazio viene fuori qualunque roba, quindi per quello che il calciatore della Roma o il calciatore della Lazio non può permettersi di essere permaloso, perché altrimenti è rovinato. C'è un po' troppo. Io confido sempre nella capacità della gente di discernere, di andare a pescare questo, quell'altra cosa e non fare di tutta l'erba un fascio. È un po' complicato non fare di tutta l'erba un fascio quando uno ti viene a dire: ma non so se la notizia l'ho letta su Facebook o sul Corriere della Sera, e allora capisci che c'è qualche cosa che non va. Tu hai scritto anche un libro che in copertina riportava la tua immagine vestito da calciatore, sì, parlando anche tra virgolette della tua esperienza calcistica. Ma no, in realtà non parlando della mia esperienza calcistica, ma ho attinto certamente da ambienti che ho frequentato e che frequento, perché come sai bene lo spogliatoio del calcio, ma anche l'oratorio, anche il bar del paese, sono luoghi dove succedono delle cose, quindi vale la pena a volte prendere, carpire quelle cose lì e poi metterle per iscritto, perché solo quello che rimane scritto viene tramandato e ha possibilità di essere proiettato nel futuro, diciamo così. Quindi certamente lo spogliatoio, l'ambiente calcistico è un luogo che ti dà molti spunti. Spunti che poi tu sfrutti anche per quella che è la produzione, definiamola così, letteraria, nelle commedie che ti piace scrivere. Ho scritto una commedia che si intitola Spogliatoio e che quando io parlavo di olio canforato c'era gente che mi guardava come se fossi stato un marziano, ma l'odore dell'olio canforato, tutti quelli che hanno
tra la mia età, la tua, qualche anno in meno, qualche anno in più, certamente hanno ben presente qual è l'odore dell'olio canforato. Olio canforato, erba tagliata fresca e l'acqua ferma degli spogliatoi sono le caratteristiche, indubbiamente. Bene, grazie Massimo, grazie per te, questa Sandro. Tua presenza. Sapevamo che con te avremmo trovato ironia e modo di divertirci. Allora, ce l'hai confermato. Per fare salire l'audience di questo, mi spoglio un attimo, quindi rimanete ancora lì, ditelo agli amici che fate cliccare, che adesso mi spoglierò. Chiudiamo subito, gente di calcio, alla prossima.